Ciao, oggi sono qui per farvi vedere questo trucco che è molto semplice da fare come sempre ed è un trucco per la sera. Ho utilizzato ombretti abbastanza scuri come il verde petrolio, il marrone, poi un grigio e un bianco come punto luce. All'interno dell'occhio ho applicato una matita eyeliner nera di Kiko, molto buona e molto scrivente, pigmentata, e poi mascara di pupa sia sopra che sotto sulle ciglia inferiori. Per questo trucco ho deciso di utilizzare questa palette che sto utilizzando tantissimo, ovvero la Ultra Matte Darks, questa qui di Sleek Makeup, la numero 731, l'ho presa da Sephora a 9,90 euro e gli ombretti sono fatti così. Eccoli qui, ce ne sono 12, tutti opachi, ci sono 3 ombretti matte chiari e gli altri sono sempre matte però scuri. Ho utilizzato 4 ombretti di questi e questo qui è il risultato finale, se vi va seguite il tutorial. Allora, ovviamente io ho già fatto la mia base, poi come blush ho applicato questo di Avon, oro 24 carati, si chiama Golden Glamour, e ho utilizzato entrambi i colori, ovvero il blush, questo qui rosa, e l'illuminante, li ho mischiati assieme, questo è il risultato finale, colorato e abbastanza luminoso. Dopodiché ho utilizzato sulle labbra, per contornare le labbra, questa matita, la numero 050 Tiramisù di Rimmel. Questa qui la Lasting Finish, e poi sopra ho utilizzato questo rossettino, Brilliance di Avon, sono i rossettini nuovi che sono usciti da poco, e si chiama Apricot Glamour, ed è un bellissimo nude con molti brillantini e lo sto utilizzando tantissimo in queste ultime settimane. Poi come primer ho utilizzato il solito di Essence, la Love Stage, poi l'ho fissato con una cipria, ovvero questa qui di Avon, la Color Trend, si chiama Translucent Tan, è una cipria ottima e si presenta così, fa parte del modello vecchio, ecco, come cipria. E poi ho utilizzato solo sulla palpebra mobile una matita sempre di Rimmel bianca, la numero 071, eccola qui, Pure White della Rimmel. Adesso avvicino un po', ok. Poi prendo la palette della Sleek Makeup, la Ultra Matte Darks numero 731, e vado a prendere il mio primo colore, ovvero questo bellissimo verde petrolio, che a me piace tantissimo. E lo vado a prendere con un pennellino da ombretto, che se riesco magari a trovarlo, eccolo qui. Ta-da! Quindi ne prendo un po'. Sbatto bene perché sono degli ombretti molto, molto polverosi. Aspettate. Ecco. E lo vado ad applicare su tutta l'intera palpebra mobile. Ops. Voilà. Ce la farò oggi. In questo modo. Ok. Fatto ciò, vado a prendere un pennellino da sfumatura. Io utilizzo questo qui di Kiko, che è il numero 200. Vado a sfumare. Almeno vado a sfumare i bordi. Dopodiché vado a prendere, sempre con il pennello da sfumatura di Kiko, numero 200, il mio grigio, ovvero questo qui. Ne prendo un po', ma veramente una punta, dopodiché sbatto e lo vado ad applicare qui verso la parte esterna dell'occhio e poi lo applico nella piega e sfumo, sfumo. E lo applico anche sulla palpebra fissa, lasciando un po' di spazio qua sotto le sopracciglia, ecco. Ne riapplico ancora un po', come sempre. Chiudo le palette ormai per abitudine. Comunque, io ho creato una specie di zona ombra. In questo modo qui abbastanza chiara, come ho fatto dall'altra parte. Adesso vado a prendere il mio pennellino preferito di Essence, questo qui a penna,
il mio marrone matte, che è bellissimo, abbastanza scuro. Lo prendo di punta e lo vado ad applicare verso la parte esterna dell'occhio, qui, e faccio la mia V e l'ombretto lo vado ad applicare anche nella piega e faccio questo movimento rotatorio, se così si può dire, comunque con movimenti circolari lo sfumo. In questo modo qui. Quello che mi rimane lo applico anche un po' sulla palpebra mobile, così vado a sfumare anche con l'ombrettino verde petrolio. Come make up mi piace davvero davvero tanto, poi lo sto utilizzando parecchio, per cui mi piace. Poi, prima di andare a sfumare, vado a prendere un pennellino di eyeliner, l'ombretto marrone, questo qui, e lo vado ad applicare sotto le ciglia inferiori, per cui traccio una linea in questo modo e poi la unisco bene qua. Così. E qua invece vado, diciamo, a definire meglio l'occhio, in questo modo. Ok. Adesso prendo il mio pennellino da sfumatura e vado tranquillamente a sfumare l'ombretto. In questo modo qui, così non ho una linea netta, però si nota, vedete, l'ombretto che ho applicato alla fine dell'occhio per approfondire meglio lo sguardo, ecco, in questo modo. Vado a riapplicare ancora un po' il mio marrone verso la parte esterna dell'occhio. Ok, il mio verde petrolio con un pennellino fatto così da ombretto e lo vado a picchiettare e poi sfumo. Ok, poi vado a prendere un pennello abbastanza grande di Sephora. Questo è il numero 21, il mio bianco matte, e sbatto, lo vado ad applicare qui sotto il sopracciglio, in questo modo, e anche un po' all'angolo del mio occhio, qui, in questo modo. Poi risfumo con il mio pennellino da sfumatura, in questo modo, e questo è il risultato finale. Sfumiamo anche un po' di qua. Ok, adesso vado a prendere un pennellino eyeliner di Kiko numero 05, che ha lo sfumino, è una matita eyeliner retraibile, nera, e la vado ad applicare qui all'interno dell'occhio. Vuol dire che ha una tenuta buonissima. Ok, e poi vado ad applicare il mio mascara. Io uso come sempre il Pupa Diva Lashes, che mi sta anche finendo, e vado ad applicarlo sia sopra in questo modo tra l'altro è un mascara buonissimo, un mascara volumizzante
Guardate qui. Fa delle ciglia veramente favolose. E poi lo applico anche sotto. In questo modo. Questo è il risultato finale. Ovviamente vado ad applicare il mio mascara per le sopracciglia di Essence. Per fissarlo un pochettino. Ecco qua. Il look è finito. Io spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere casomai cosa ne pensate. Se è bello o non è bello, se è brutto scrivetemelo lo stesso. Io vi mando un grosso beso e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao ciao!